Nel 1961, una navicella con quattro astronauti si imbatté in una tempesta solare. I quattro occupanti dell'astronave furono colpiti da raggi cosmici e una volta tornati sulla Terra, scoprirono di aver acquistato dei superpoteri. C'è chi riusciva a diventare invisibile, chi era diventato un mostro, chi riusciva ad allungarsi e chi riusciva a prendere fuoco. Questi quattro astronauti presero poi il nome di Fantastici Quattro. Questa è la storia che ci narra il fumetto, ma quanto c'è di vero in questo fumetto? Questi raggi cosmici sono capaci di modificare il nostro DNA e renderci supereroi? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Qualcosa di vero c'è in questa storia, ovvero il nostro universo ci bombarda con particelle che prendono il nome di raggi cosmici proprio perché questi raggi, questa radiazione, proviene dal cosmo. Ma come abbiamo scoperto questa cosa? Agli inizi del Novecento gli scienziati conoscevano molto bene il fenomeno della radioattività e soprattutto quello della radioattività naturale. Abbiamo parlato di radioattività naturale nel video in cui dicevo che le banane erano radioattive. Ve lo lascio qui se volete recuperarlo. Conoscendo molto bene il fenomeno, sapevano perfettamente quantificare la radioattività naturale terrestre. E i loro calcoli davano un numero e quello che poi andavano a misurare dava un altro numero. Ovvero la radioattività naturale sulla Terra era più alta di quella calcolata. Quindi c'era qualcosa che non funzionava. Erano i loro calcoli, c'era qualcosa che non tornava. Hess ebbe un'intuizione. Nel 1912 Hess prese un elettroscopio a foglie e lo mise su un pallone aerostatico. Ci serve sapere adesso cos'è un elettroscopio a foglie. L'elettroscopio a foglie è formato da un'asta metallica che ha un'estremità due foglioline di oro e ha un'altra estremità ha una pallina di metallo. Poi è un'ampolla completamente sigillata, fatta di un materiale isolante, da cui sporge solo ed esclusivamente la palla di metallo. Se avviciniamo delle cariche alla pallina di metallo esterna, per induzione si sposteranno delle cariche all'interno del metallo e quelle che si sposteranno saranno quelle che noi vediamo all'esterno. Le cariche opposte si attraggono, quindi se avviciniamo per esempio cariche positive, le cariche positive del metallo si allontaneranno il più possibile e si andranno a mettere sulle foglioline di oro. Poiché le foglie di oro sono molto sottili, se si caricano della stessa carica, per esempio positiva, si allontanano. Quindi maggiore sarà l'angolo e maggiore sarà il numero di cariche che si saranno appoggiate sulle foglioline. Quindi l'elettroscopio a foglie ci dice quante cariche stiamo avvicinando al nostro elettroscopio. Torniamo al nostro S. Stava per prendere il volo su un pallone aerostatico con un elettroscopio a foglie. Che cosa successe durante questo volo? Ad una certa altitudine, il numero di cariche aumentava. Quindi S scoprì che c'erano delle cariche che provenivano dall'esterno della nostra atmosfera. Questo fu il primo di una lunga serie di viaggi per scoprire tutti i segreti provenienti dal cosmo. Quello che adesso sappiamo è che è composto da particelle sia a bassa energia sia ad altissima energia. Sappiamo anche la composizione, circa il 90% è composto da protoni, poi abbiamo un 9% composto da nuclei di elio, poi abbiamo elettroni, neutrini e anche altri atomi più pesanti in piccolissima percentuale. Ma come facciamo a rivelare i raggi cosmici? Usiamo ancora i voli con palloni aerostatici? Quello è un metodo che funziona sempre, però attualmente abbiamo tre modi di rivelarli. Se vogliamo rivelarli alla fonte, andiamo all'esterno della nostra atmosfera, ovvero sui satelliti. Poi ci sono i rivelatori che si trovano sulla superficie terrestre e quelli non rivelano i raggi cosmici primari, ovvero quelli provenienti dall'esterno del nostro universo. Rivelano i raggi cosmici secondari. Quando una particella proveniente dall'esterno della nostra atmosfera impatta la nostra atmosfera, incontra anche le particelle dell'atmosfera, appunto, e scontrandosi decade in altre particelle, dando origine ad una shower, ad una doccia di particelle. E queste sono quelle che noi riveliamo. Non riveliamo, per esempio, il protone che arriva dall'esterno. No, il protone arriva, incide,
decade in altre particelle, noi riusciamo a rivelare quelle, che sono principalmente elettroni e neutrini. Poi abbiamo i rivelatori sotterranei. Quelli sono per rivelare particelle debolmente interagenti con la materia, per esempio i neutrini. Una grossa difficoltà che abbiamo nel capire da dove provengono è che questi raggi cosmici ci danno un indizio su quello che c'è all'esterno della nostra atmosfera, ovvero nel nostro universo. Conoscere l'energia e la composizione dei raggi cosmici ci dice da dove provengono e quindi ci dà indizi su cosa c'è nel nostro universo. Uno dei grandi misteri è, per esempio, capire da dove provengono i raggi cosmici più energetici. Noi sappiamo che alcuni provengono dalle stelle più vicine, dal nostro Sole, da supernove, da nove, ma esistono alcuni rarissimi raggi cosmici molto più energetici di quanto ci aspetteremmo, anche per una supernova. Quindi stiamo cercando di indagare per capire da dove provengono. Il problema è che questi eventi sono molto più rari rispetto a quelli che riusciamo a rivelare. Come facciamo a rivelare i raggi cosmici? Che il nostro campo magnetico devia le particelle cariche che sono in movimento per la forza di Lorentz. Quindi non riusciamo a vedere la diretta provenienza, ma sappiamo che è stata deviata dal nostro campo magnetico e quindi non riusciamo a capire da dove è venuto. Tornando ai Fantastici 4. È possibile diventare uno dei Fantastici 4? In realtà no, perché questa fa parte della radioattività naturale a cui siamo sottoposti tutti i giorni. Se andassimo nello spazio, ovviamente avremmo delle precauzioni in più, perché saremmo soggetti ad una radioattività più alta. E infatti è uno dei motivi per cui i membri della ISS, la stazione spaziale, non possono stare per troppo tempo, non solo perché non c'è gravità, ma anche perché sono sottoposti ad una radioattività naturale un po' più alta. La stazione spaziale è fatta anche per proteggere e schermare da questa radioattività. E poi in realtà anche noi, quando prendiamo un aereo, siamo soggetti ad una radioattività naturale più alta, perché più in alto saliamo, più ci sono queste particelle che ancora devono decadere. Quindi no, mi dispiace per voi, ma non diventeremo membri dei Fantastici 4. Bene. Questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.